6 marzo. Ci sono 4 animali fra i più piccoli della terra e non di meno pieni di sapienza. Proverbi 30 versi 24 e 28. Piccole cose, 2. Eppure una goccia può essere molto importante ed avere gravi conseguenze. Dipende tutto dal contenuto della goccia e da ciò che si trova nel secchio. Una goccia d'acqua che cade in un recipiente d'acido può provocare un'esplosione. Una goccia con un bacillo, in un recipiente con latte, può farne una bevanda pericolosa. Il nostro influsso nell'ambiente in cui viviamo è più grande di quel che pensiamo o ci aspettiamo. In realtà coloro che il mondo considera insignificanti esercitano invece un grande influsso per l'eternità. Hai mai riflettuto sul fatto che solo i piccoli uccelli cantano? Non ascolteremo mai il canto da un'aquila, ma udremo meravigliose melodie dal piccolo canarino o da un pettirosso o da un'allodola. Così, cristiani che si considerano piccoli e inutili sono grandi agli occhi di Dio. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.